sono Chris Pedrotti, sono una fashion designer e la mia linea di moda si chiama Very Chris. Ciò che la caratterizza è l'unicità di ogni capo realizzato e l'alta qualità dei materiali, che è frutto anche di una rigorosa e accurata ricerca. Oggi vi presento una delle tecniche di stampa manuale che ho ideato per la mia collezione. È facile, di effetto ed è applicabile su qualsiasi tessuto naturale. Seguitemi passo passo. Questi sono i materiali che utilizzeremo per realizzare il nostro progetto: un imbuto, i colori per tessuti a fissaggio a calore, la marca che volete, l'importante è che si fissino col calore, delle boccette o spruzzatori che potete trovare in qualsiasi negozio, e dell'acqua per diluire i colori. Utilizzeremo anche un feltro spesso, un feltro più sottile che noi intaglieremo per comporre la nostra matrice, delle forbici di piccole dimensioni, una matita di qualsiasi tipo e dei semplici spilli da sarta. Benissimo, cominciamo con la preparazione. Stendiamo il nostro feltro spesso sul tavolo. Questo ci serve per assorbire il colore in eccesso e fissare gli spilli per il tessuto e tenerlo fermo. Cominciamo ora la lavorazione della nostra matrice. Prendiamo il feltro sottile, non importa da quale lato lo lavorerete. Perché la scelta di questo feltro? Perché permette di essere disegnato con qualsiasi matita, di essere ritagliato con facilità con le forbici e realizzare dei disegni curvi. Assorbe il colore senza sgocciolare, in modo da mantenere pulito il tessuto durante la stampa, e si asciuga velocemente in modo da poter procedere con un'altra stampa in breve tempo. Dopo aver disegnato il tessuto con la matita, cominciate ad intagliarlo. Il mio consiglio è quello di procedere passo passo, ossia disegnare un pezzo di tessuto e cominciare a ritagliare, in modo da avere man mano la visione della formazione del disegno. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione è che le disegnature siano in qualche modo legate tra loro. Se sono tutte le disegnature legate tra loro, vi rimarrà sempre un piano piatto e non farà sbaffature. Questa è la matrice terminata, quella che poi io ho realizzato per fare i capi. Il motivo è floreale con disegni cashmere, ovviamente ognuno potrà fare la disegnatura che più preferisce. Più la userete e più diventerà agile lavorarci. Procediamo con la preparazione del colore. Questa è un semplice spruzzatore, una boccetta che potete trovare in qualsiasi negozio. Lo apriamo, prendiamo i colori prescelti. Io sto usando questa marca, ma tranquillamente potete usare i colori di qualsiasi marca, l'importante che siano colori che si fissano a caldo, quindi stirando. Ce ne sono di tanti tipi, sia cangianti che non cangianti, li troverete in commercio in qualsiasi negozio di arte o di bricolage. Prendiamo il colore prescelto e lo mettiamo nella boccetta. Consiglio di usare boccette piccole e di formare man mano i colori. Prendiamo l'acqua, della semplice acqua di rubinetto, e diluiamo il colore, che è molto denso, quindi per poter passare nello spruzzatore ha bisogno di essere diluito. Non schiarirà, rimarrà della stessa intensità. Se lo volete più chiaro dovete aggiungerci invece il bianco. Mescolate e il primo colore è pronto. Per il mio progetto delle sete io ho usato anche un colore cangiante, in questo caso l'oro. Prepariamo il nostro colore come abbiamo fatto precedentemente. Essendo il cangiante un po' più denso, lo diluiamo un po' di più con l'acqua. E cosa molto importante, mescoliamo bene i due componenti in modo da non avere grumi.
Ecco quindi le boccette preparate. Questi sono i colori che utilizzeremo per fare il nostro progetto. Benissimo, prepariamo il nostro feltro, adagiamolo sul tavolo, ci servirà per fissare con gli spilli il tessuto e proteggere ovviamente anche il tavolo e il tessuto stesso di seta. Appoggiare la pezza di seta sul nostro feltro grosso e fissarla con gli spilli. Il tessuto è molto importante, va precedentemente lavato in modo da togliere eventuali residui di colle, amidi, eccetera, e permettere al colore di essere assorbito. Allora, una volta che abbiamo posizionato il nostro tessuto, in questo caso la seta pongée, sul feltro, che come abbiamo già detto ci serve per tenere fermo il tessuto e per assorbire il colore in eccesso, quindi è una cosa molto importante, noi prendiamo la nostra matrice. Come vedete è già stata utilizzata più volte, perché una delle caratteristiche di questa stampa è che la matrice può essere riutilizzata continuamente, si asciuga velocemente, quindi permette di fare disegnature e stampe in continuazione. Posizioniamo come vogliamo la nostra matrice, ossia nella parte dritta, da rovescio, come vedete è già stata utilizzata anche di qua, in modo da poter fare comunque una disegnatura diversa. Potete anche metterne solo una parte e poi andare a sfumare in diagonale, potete fare quello che volete, creare ogni volta delle stampe sempre diverse. Una volta che l'avete posizionata nella posizione che preferite, vi assicurate che il tessuto sotto sia teso. Benissimo, ora potete prendere i colori. Comincerò con lo spruzzare il celeste sfumato nella parte alta, il rosa fucsia nella parte invece bassa e centrale un po' di oro, in modo da fare l'effetto sfumato. Prendete il celeste, miscelate bene il colore, assicuratevi che sia miscelato e cominciate a spruzzare da un'altezza non troppo vicino, abbastanza dall'alto, in modo che il colore si diffonda in maniera omogenea. Poi prendete l'altro colore, il fucsia, e con lo stesso procedimento partite dall'altra parte. Ovviamente questo è quello che stiamo facendo ora, ma voi potete fare come più la vostra creatività vi suggerisce. Nella parte centrale, abbiamo detto, sfumiamo con un po' di oro. In questo caso questo oro è leggermente cangiante, quindi darà al vostro tessuto un effetto molto lucente, che sulla seta pongée di DHG è un effetto veramente molto bello. Ok, una volta che avete spruzzato, come vedete non state sporcando, il tessuto non cola, non dovete fare altro che spostare lentamente la matrice, non goccia, quindi non dovete avere problemi, la togliete. Il tessuto di feltro sottostante ha assorbito il colore in eccesso, spostate gli spilli che hanno tenuto bloccato il tessuto e questo è il vostro risultato. Dopo aver stampato i nostri tessuti, ci rimane solo da farli asciugare. Ovviamente in questo caso abbiamo lavorato delle sete molto sottili, quindi asciugheranno in brevissimo tempo. Benissimo, siamo arrivati all'ultima fase, che è il fissaggio del colore. Quindi abbiamo il nostro tessuto, lo appoggiamo sul feltro dalla parte rovescia e con un semplice ferro da stiro cominciamo a stirare dal retro del tessuto, trattenendoci un po' sul colore. Ovviamente tutto questo senza vapore. Passiamo più volte sui tessuti. Questa operazione qui permetterà, con questo tipo di colori, di fissare il tessuto. Con i lavaggi delicati il colore non andrà più via. Una volta stirato sul retro,
lo possiamo girare e fare una passata anche sul davanti del tessuto. Come potete notare, il tessuto non ha acquisito pesantezza, è rimasto morbido e fluido e molto lucente. Facciamo la stessa operazione sul davanti. Perfetto, operazione terminata. Ecco, la vostra stampa è perfetta. Il tessuto è fluido, leggero, brillante. Abbiamo finito.